guarda lì. Dove? Lì, sbrisellino lì. Oh, lì, allora, vabbè papà, fai pure, io me ne vado in giro, ok? Ah, ok. Amico mio, benvenuto in questo nuovissimo video. E oggi siamo qua in questo nuovissimo video di me e Sbriserino, che dobbiamo fare una casa, fare una sfida, Sbriserino. Oh, una sfida? Sì, allora, innanzitutto ti ho dato la creativa, così che almeno puoi costruire infinitivamente. Oh, papà, ma non sono, vanno contro le leggi della gravità e dell'universo in generale? No, Sbriserino, siamo su Minecraft, ti ricordo. Ah, ok, va bene. Vabbè, comunque, che dobbiamo fare? Niente, dobbiamo fare una casa. Io... una casa tua, vediamo qual è la più bella. Oh, allora è semplice, ti batterò sicuramente, papà, perché ho giocato a Terraria. Sbriserino, zitto, che cosa dici? Si vede che sei piccolo tu e che sei nato da poco su Minecraft. Oh, perché? Terraria è bandito su Minecraft, se ti sente la polizia ti arresta. Oh, camperetti, non lo sapevo. Beh, comunque quello è il tuo quadrante, mentre questo è il mio, va bene? Pronto, Sbriserino? Va bene, 3, 2, 1, iniziamo! Si costruisce il Sbriserino, vediamo cosa riesce a fare, va bene? Tranquillo papà, adesso vedi come riesco a farti le cose belle sistemate io. Allora, innanzitutto, prendiamo i giusti blocchi. Sì, certo, Sbriserino, prendi i giusti blocchi. Ti ricordo che però quel gioco che hai giocato era in 2D, Sbriserino, non è in 3D come Minecraft. E quindi verrà molto più complicato farlo in questa maniera. No papà, fidati, non mi verrà niente complicato. Sbriserino è veramente un osso duro. Ah sì sì, Sbriserino è veramente un osso duro. Beh, Sbriserino secondo me è molto scarso a costruire. Sbriserino, papà. Sbriserino è duro. Sì, ma Sbriserino non c'è bisogno di urlare. No, perché ogni volta che mi becco morire veramente sembra che ci fai sul serio. Ah dai, Sbriserino, cosa cavolo. Sbriserino sta usando il legno di giungla. Sì papà, perché appunto la mia casa sarà molto esotica. Oh, ok, va bene, fai pure, Sbriserino. Sì, mentre la tua come sarà? Beh, facciamo che la mia invece sarà qualcosa per quanto riguarda inverno, lo so, sai, tipo le casette che ci sono tipo sopra le montagne. Sì, però così vai contro il mio modello di casa e poi non stanno bene insieme. Vabbè, non è che devono stare bene insieme, Sbriserino. E invece sì, papà, vedi di cambiare. Ma perché non cambi tu, Sbriserino, invece che io la mia casa bella invernale, tu perché non la modifichi tu, la tua casa estiva? Perché la mia è prima i bambini, prima le... Anzi no, com'era? Prima i bambini, poi le donne, poi i uomini. Sì, Sbriserino, questa è una bella scusa, sai. Sì, è una bella scusa, appunto per questo funziona sempre. Comunque allora, io veramente non saprei che dirti, Sbriserino, perché sono... sono molto lento, strano. Solitamente quando costruivo con Sense ero molto più veloce. Sì, papà, perché ti metti in suggestione? Ora che stai costruendo con tuo figlio hai paura che potrebbe stracciarti. Perché finché è in Sense allora è una sfida, ma finché è tuo figlio, papà, veramente devi essere proprio a terra in fatto di costruzioni. Ah, sì, sì, sì. Ora vediamo, adesso vediamo. Sì, in effetti mi sentirei veramente una cacca essere battuto da te. Ah, sì? Beh, adesso allora ti batto di brutto, papà. Ok, va bene, fai pure. Intanto io sto facendo casa mia, molto molto bella e molto molto moderna. No, cioè in realtà non è proprio moderna, perché è invernale, tipo una casa stile gotico, medievale. Quindi non è proprio moderna. Però dai, ci potrebbe stare comunque. Sì, papà, ci potrebbe stare. Ah, sì, sicuramente, guarda. Guarda, vedo già una casa che verrà rotta a pezzi. Come verrà rotta? Che significa, Sbriserino? Che appunto quella casa fa, secondo me, fare una brutta fine. Ah, Sbriserino, non si ci fa scherzi fra di noi, ok? Oh, sì, certo, papà, certo. Sbriserino, non dobbiamo farci scherzi, capito? Guardami in faccia. Sbriserino! Allora, la creativa non devi però usare in questa maniera. Papà, ma quella creativa, vedi che quell'arma che ce l'ho. Ah, sì, vero, in effetti è l'arma quella presa dai militari che ti sei preso. Bravo, bravo, Sbriserino, che prendi lei, che rubi le cose dei militari. No, in realtà è stato un militare cattivo che me l'ha prestata. Ah, beh, in effetti un militare buono non è che darebbe mai un'arma ad un bambino. Cioè, sarebbe veramente qualcosa di assurdo. Ah, sì, sarebbe davvero qualcosa di assurdo. Ah, papà, ma guarda un po' quel muro. Quale muro? Quel muro che ti stai costruendo tu. Sbriserino, non c'è niente in questo muro che non va. Ah, sì, magari potrebbe esserci un buco da qualche parte. Non è vero, non c'è nessun buco, Sbriserino, ma di cosa stai parlando? Vabbè, facciamo finta di niente. Sbriserino, tu mi metti veramente in suggestione. Ah, sì, papà, perché io veramente...
veramente sono molto cattivo quando mi metto di peggio. Beh, dai, non è proprio vero, cioè, nel senso, sei un bambino, non è che potresti mai essere così tanto cattivo. Ma tu vedi che i bambini solitamente sono molto più perfidi delle persone adulte. Beh, questo è un po' è vero, sai. Ora che mi ci fatto pensare, spesino, ma queste parole da dove ti escono fuori? Papà, sai com'è? Quando stavo sotto il treno e ancora non mi avevi adottato, io ne ho passate di cose. E già che ne ho passate. Ma Sbrisellino, ma quella... quanto ci stai mettendo a fare quella casa? Beh, papà, diciamo che ci sto mettendo tanto. Però poi ci sarà la sorpresa all'ultimo. Perché? Quale sorpresa ci dovrebbe essere? Beh, papà, ascolta, ma se te la dico non è che... boh, cioè, nel senso, è una sorpresa. Beh, in effetti hai ragione. Beh, speriamo che allora finisca bene quella sorpresa, perché davvero io ci sto mettendo più tempo del solito. Ma per quale motivo? Magari mi sta anche piacendo meno. Beh, papà, la mia invece la sto facendo molto, molto più carina. Beh, può essere che forse davvero vincerai tu. Dici? No, per nulla. Papà, perché ogni volta ti comporti in questa maniera? Uffi! Dai, Sbrisellino, sai che scherzo? Perché devi fare in questa maniera? Mamma mia, ogni volta piagnucolone che sei. Sì, piagnucolone che sono. Poi vediamo adesso chi vince e chi piangerà. Comunque, secondo te dovremmo far decidere la casa al pubblico? Non lo so, però... poi sono tutti i tuoi fan. Secondo me loro diranno te. Beh, non lo so, perché ci sono anche dei tuoi fan qua, Sbrisellino. Sì, ci sono degli fan di Sbrisellino. Sì, vabbè, ovviamente partono tutti da me. Però logicamente, conoscendoti, poi ovvio che poi inizia a piacere anche agli altri, sai. Oh mio Dio, questa è la cosa più bella che mi potesse mai capitare tutta la mia vita. Avere una fan base come la tua, papà, sarebbe bellissimo. Sì, beh, cioè, nel senso, non è proprio... cioè, non è... perché non farmi dire cose strane, Sbrisellino. Vabbè, papà, comunque è bello, non puoi negarlo. Sì, dai, veramente bello averli. Però, vabbè, comunque, che punto sei? Sto facendo casa, Sbrisellino. Ho capito che stai facendo casa, se la sto facendo pure io, questa è la sfida. Però che punto sei? Sto facendo il tetto, se lo vuoi sapere, Sbrisellino. Poi scusa, poi tu non puoi guardarlo. Non vedi che sono dentro casa? Ma così tanto ci metti per fare casa? Papà, ascolta, gli interni non è che ci sono davvero semplici. Tu ti stai facendo molto più sull'esterno. Ma vedi che una casa deve essere bella sia esternamente o meglio un poco, però tanto tanto internamente. Devi trattarla come una ragazza, bella internamente ma soprattutto, cioè voglio dire bella esternamente ma soprattutto bella internamente. Perché bisogna prendere in considerazione più la parte interna che la parte esterna. Sbrisellino, ma queste parole da filosofo che ti arrivano così oggi non ti sono mai arrivate? Papà, sai, i videogiochi fanno tanto, Assassin's Creed sta facendo tanto. Ma Sbrisellino, ma Assassin's Creed è vecchio come gioco, ma cosa stai giocando? Papà, ascoltami, Assassin's Creed nonostante possa essere vecchio come gioco, per me è nuovo e sento che sono arrivato dopo io. Beh, in effetti su questo non posso darti nient'altro che ragione. Io ho sempre ragione, papà. Ora esageriamo come al solito. Sbrisellino esagererà come al solito con le parole, perché io gli ho detto una cosa e adesso lui la prende. Dai, papà, ma sta scherzando, mamma mia, ogni volta vedi che sei tu alla fine piagnucolone. Sbrisellino, zitto, ok? Vedi di costruire, che io già mi stai facendo perdere la pazienza e non sto capendo più nulla di quello che sto facendo, perché sto impiegando il tetto, un sacco di tempo per fare il tetto, quando solitamente veramente ci impiego pochissimo per fare il tetto. Papà, mamma mia, quanto sei piagnucolone. Sbrisellino, madonna, ora ti faccio vedere io, mi stai facendo incavolare, basta chiamarmi piagnucolone, non lo sono io. Beh, papà, però quando lo dici tu, però, è vero che sono piagnucolone, allora... Ascolta, devi lasciarmi stare, Sbrisellino, quando costruisco, perché poi non riesco a capire nulla. Poi inizio a costruire a caso, giusto perché poi mi focalizzo troppo sul parlarti e non riesco a finire bene la costruzione che sto intentando di concludere. Papà? Basta, non dirlo più. Piagno? Dai, Sbrisellino, basta, va bene, dai. Pace, fine, costruiamo. Non deve essere una sfida, non dobbiamo litigare, ok, va bene. Nerone! Oh mio Dio, adesso ti faccio vedere io come ti straccio.
Sciabolette, ragazzi, questo qua mi sta facendo perdere la pazienza sul serio. Mannaggia lui. Papà, vedi che ti sento? Oh, è vero che su Minecraft tu senti tutti i suoni, anche quelli più lontani. Oh, sciabolette, devo spiegarmi. Ma sto facendo... No, vabbè, ma io sono scemo. Questo è perché sto avendo da parlare con Sbriserino. Guardate, avevo fatto una parte di tetto diversa dall'altra parte. Non ci posso credere. Una l'avevo fatta in terra, mi volevo dire in legno. E l'altra l'avevo fatta in pietra. Ma perché? Ma veramente, ragazzi, mi sto confondendo troppo. Allora, così, no, ma io non credo di riuscire a fare gli interni, sciabolette. Sbriserino si sta concentrando più su fare gli esterni. Oh, ma per quale motivo sono in questa condizione pietosa? Non mi è mai capitato. Eppure io ero bravo a costruire. Non sono mai stato una scappa in questo settore. Oh mio Dio, ma veramente, ma magari potrebbe stracciarmi Sbriserino. Oh, sciabolette, no. È una cosa da magari non sottovalutare, ma neanche da prenderla come tipo sa che problema. Almeno credo. Oh, sciabolette, ok, facciamo così. Perfetto. Così, uno e due. Ok. Uno e due. Così. Ok, uno e due. Esattamente. Oddio, forse ho esagerato. Dovrebbe essere... Oddio, sciabolette, aspetta. Oddio, sto avendo un vuoto di memoria. Non mi ricordo come si facevano le cose. Sciabolette, aspettate. Era tipo così. Così e poi così. Ah sì, ok, perfetto. Papà, stai avendo qualche problema? No, Sbriserino, quando mai? Che cosa stai dicendo? Non sto avendo nessun problema. Oh, ma sei proprio sicuro? Sì, Sbriserino, ma Sbriserino ti sei chiuso in quella casa per sempre? Papà, non riesci a capire che sto facendo una cosa più bella rispetto alla tua, di nascosto. Sbriserino, veramente, ma... finito! Ma come è finito, papà? Ma io ancora devo concludere! Sbriserino, ho finito, dai, abbiamo finito tutti quanti. Dai, papà, ti prego. No, Sbriserino, ho finito. Oh, va bene. Ok, dai, papà, allora, che dobbiamo fare? Prima vediamo la tua. Dai, sì, va bene, ti piace Sbriserino? Oh, sì, dai, è bella esternamente, ma vediamo più gli interni. Non c'è bisogno di perdere gli interni, Sbriserino. Ah, sì, beh, io li guardo lo stesso. No, dai, Sbriserino, no, ti prego. Oh, wow, che belli interni, papà, wow, sono molto belli, sì. Sbriserino, non... non mi è mai capitato. Ah, papà, sei un caso perso ormai. Non sei più uno dei miei first. Non dirlo più. Dai, andiamo a vedere casa mia adesso. Ok, va bene. Ah, vediamo un po'. La la la. Oh, beh, ma è piccolina, Sbriserino, pensavo che... Papà, non è finito ancora. Guarda qua sotto. Ah, oddio, tutte le munizioni, tutte le armi. Esattamente, qua sotto c'è un passaggio segreto che ti porta proprio nella mia stanza del letto segreta. Oh, sciabolette, che ideona, Sbriserino, che hai avuto, fighissimo. Esatto, e poi sopra, al piano di sopra, come puoi ben vedere, ho la mia tavola con la mia birra. Come? Sbriserino, tu non puoi bere birra. Oh, nel senso, ah sì, se la togli va meglio. Ok, va bene. Allora dovranno decidere i miei fan, ok? Quale sarà a vincere o meno, va bene Sbriserino? Sì. Ma come fai ad entrare dentro il cesso? Sono tecniche ninja queste. No, sono tecniche perché tu sei piccolo. Ragazzi, ehi! Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come se mi te lascio un in su. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Vabbè, l'ha fatta lui l'altro. Ciao a tutti. Ah no, aspetta, che non era questa la mia auto, Sbriserino? Hai ragione, era... Scesi!